Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati su Find the Frame e su Elden Ring. Quest'oggi vi vorrei parlare dei 12 talismani che reputo più utili nell'intero gioco e che risultano estremamente validi per praticamente ogni tipo di build. La parte migliore di tutto ciò è che la maggior parte di questi talismani si possono recuperare in tempi relativamente brevi e sono totalmente accessibili già dal mid game in poi. Ora, ricordate una cosa prima di continuare. In questa lista troverete dei talismani generalmente utili a tutte le classi, quindi non ho considerato quelli super di nicchia e utilizzabili per attuare setup specifici. Questo tipo di talismano lo vedremo in un altro tipo di video. Nonostante già qui avremo abbastanza pane per i nostri denti. Prima di svelarvi quali sono questi talismani, vi invito come di consueto a mettere like e ad iscrivervi al canale in modo tale da rimanere aggiornati su tutti i contenuti in arrivo. Se volete sapere quali sono, vi consiglio di seguirmi su Instagram. Dunque, iniziamo la nostra lista con un talismano di cui vi ho effettivamente già parlato, ovvero il pugnale cremisi dell'assassino. Questo talismano si può ottenere sconfiggendo il boss delle catacombe mortifere, a Sepolcride, e ci permette di recuperare vita con i colpi critici, ovvero i backstab e i repost. Grande talismano e non vi ammorbo più di tanto su di lui, dato che ne ho già parlato nel video degli oggetti migliori a Sepolcride. Quello che tuttavia potreste non sapere è che questo talismano fa in realtà parte di una coppia e il suo oggetto speculare è il pugnale ceruleo dell'assassino, che fa la stessa cosa della sua controparte, solo che invece di recuperare la salute, recupera il mana. Un oggetto ottimo se vi piacciono le magie o le ceneri di guerra. Questo talismano comunque è un po' più nascosto rispetto all'altro, dato che per ottenerlo dovete recarvi alle catacombe dei Neri Coltelli, situate a Liurnia, e una volta all'interno usare le ghigliottine come ascensori per arrivare ad un piano intermedio. Qui è presente un muro illusorio difficilmente sgamabile se non tramite messaggio, dietro al quale troverete un boss nascosto. Sconfiggetelo per ottenere il talismano. Come farci mancare poi il talismano della tartaruga verde? Un classico dei Souls, dato che si tratta del solito artefatto che aumenta la velocità di rigenerazione della stamina, permettendoci di schivare e attaccare con una maggiore frequenza rispetto al normale. Ovviamente anche qui si tratta di una scelta più che valida e lo potete trovare ai margini del villaggio di Idrocanto, dietro una porta chiusa con una chiave di pietra. Se lo recuperate nelle prime fasi di gioco sarà ancora più utile. Ma andiamo subito avanti con un talismano leggendario, ovvero il sigillo Piaga di Radagon. Un sigillo che aumenta di ben 5 punti vigore, tempra, forza e destrezza al costo di un aumento dei danni di circa il 10%. Ora, il 10% può sembrare molto, ma in verità buona parte di questo malus viene mitigato automaticamente dal fatto che il talismano stesso aumenta in modo drastico alcune nostre statistiche difensive, come la salute, per dirne una. Per quanto mi riguarda, quindi, il rischio vale la candela, ma vi posso capire se per voi non è lo stesso. In ogni modo, se lo volete, si trova a Forte Faroth, a Khalid. Fate però attenzione perché i nemici lì dentro fanno un danno senza senso. Per trovarlo comunque non dovrete affrontare nulla, dato che vi basterà buttarvi nel buco con la scala sul tetto e poi fare un salto per raggiungere la stanza nella parte intermedia del piano, come ho fatto io. Il talismano sarà quindi nella zona ancora sottostante, pronto per essere rubato. Il prossimo talismano in lista è l'arsenale del Grande Vaso, che come suggerisce il nome ci verrà conferito dal Grande Vaso che vedete in lontananza a nord di Khalid. Raggiungerlo tuttavia non è esattamente la cosa più immediata del mondo, dato che dovremo passare da sottoterra. Sarà infatti necessario scendere al fiume Siofra dall'ascensore del Tetrobosco e da lì andare sempre dritti fino alla fine della zona, dove vi imbatterete in un ascensore che andrà sbloccato con due chiavi di pietra. Fatelo e vi ritroverete nel Canyon di Khalid, dove potrete avanzare fino a questo colossale vaso. Qui
Qui potete parlarci e lui per tutta risposta farà apparire tre segni rossi, i suoi cavalieri. Sconfiggeteli uno ad uno e alla fine vi darà il talismano, che aumenta di gran lunga il peso trasportabile, consentendoci quindi di equipaggiare armi e armature più pesanti. Insomma, la versione migliorata del vecchio anello di Havel. Il nostro prossimo talismano è molto facile da prendere, dato che si trova semplicemente qui, in questa zona della mappa di Sepolcride, abbandonato su un cadavere. Si tratta del talismano della lancia da giostra, che aumenta di circa il 15% i danni delle armi quando lo utilizziamo a cavallo. Occhio però che questo non vale per gli incantesimi. Descritto in questo modo potrebbe non sembrarvi questo grande amuleto, ma in verità si tratta di un gingillo davvero performante quando vi capiterà di affrontare tutti quei boss costruiti appositamente per essere affrontati a bordo del vostro destriero. Un esempio lampante in questo senso sono i cavalieri notturni, ma andando avanti nel gioco troverete diversi nemici molto più comodi da affrontare fianco a fianco con Torrente, e questo amuleto potrebbe rivelarsi molto comodo in quegli scenari. Parliamo ora dello stemma cariano in filigrana, un amuleto incredibilmente utile, dato che riduce il costo in mana delle abilità speciali delle armi, ma che richiede l'esecuzione di una precisa serie di azioni. Prima di tutto dovremo recarci al Tetrobosco, più precisamente nei pressi delle rovine presenti in questa zona, dove occasionalmente sentiremo degli ululati. Se guardate in cima alle rovine non è difficile capire chi è a farli, ma per farlo scendere dovremo avere un gesto particolare. Questo gesto, lo schiocco delle dita, ci verrà insegnato dal mercante della chiesa di Elle, quando chiederemo lui spiegazioni riguardo agli ululati. Tornati alle rovine del Tetrobosco, schioccate le dita e fate conoscenza di Blythe, l'uomo lupo che non è per niente una reference a Berserk. Qui vi dirà che sta dando la caccia a un tale Darrywill, che altri non è che il boss della Galera Eterna vicino al lago di Aghil, quello che droppa la zanna del limiere. Andateci e sconfiggetelo se non l'avete già fatto. In entrambi i casi Blythe vi ringrazierà e vi dirà di fare il suo nome ad un fabbro di Liurnia, che ci offrirà una selezione speciale come ricompensa. Il fabbro in questione si trova in questa parte della mappa, appena fuori la Magione Cariana, e parlandogli di Blythe ci permetterà di acquistare lo stemma cariano in filigrana. Come non menzionare poi lo Scarabeo d'Oro, un fantastico talismano che aumenta del 20% le rune ottenute sconfiggendo i nemici. E per mettere le mani su questo utilissimo affarino dovrete recarvi a Khalid. In questo punto della mappa, nel canyon di fronte a voi, dovreste vedere una caverna su un piano intermedio. Saltateci e dentro, dopo aver sconfitto i due boss alla fine, costituiti da due cavalieri marcescenti, otterrete lo Scarabeo dorato. Un talismano molto interessante è l'icona di Godfrey, che si può ottenere sconfiggendo il boss della Galera Eterna posto accanto al grande ascensore di Altus. Questo amuleto potenzia il danno di tutti gli incantesimi, le stregonerie e le abilità quando sono caricabili, e se ovviamente le caricherete. Devo dire però che ho trovato questa definizione piuttosto inconsistente, quindi vi invito a fare dei test con i vostri armamenti e magie per capire se effettivamente questo amuleto è in grado di potenziarle o meno. Se lo è decisamente qualcosa da valutare di avere nel proprio arsenale. E tenete presente che il suo buff si attiverà soltanto se caricherete la magia o l'abilità del caso. Il talismano della spada rituale si trova alle rovine di Lux, nell'altopiano di Altus. Questo spadino ornamentale aumenta l'attacco fin tanto che avremo la salute al massimo. Nonostante vi possa sembrare un oggetto poco utile ad un primo sguardo, dato che dovrete essere sempre a vita piena, questo talismano brilla particolarmente se usato insieme ad armi dalla weapon art molto forte, come la lama blasfema che sto usando al momento, la quale permette di fare grossi danni dalla distanza. Stesso dicasi per le magie. Insomma, questo amuleto è un pelo più strategico da usare, ma sicuramente molto valido, se lo sapete sfruttare a dovere. Il nostro penultimo talismano è il talismano Messa di Pietra, che aumenta di gran lunga la potenza di tutte le stregonerie, quindi adatto ad una build intelligenza. Dopo aver sbloccato la zona segreta delle vette dei giganti, ovvero i campi nevosi consacrati, avremo accesso a questo talismano, che si trova alla Torre degli Albinauri, che è possibile raggiungere semplicemente andando dritti dalla grazia iniziale. Per entrare, tuttavia, vi servirà la cenere dei demoni zannuti, che potete comprare dal mercante isolato a sinistra dell'ingresso
l'ingresso principale di Raya Lucaria. Il sigillo posto a questa torre infatti si spezzerà solo se i vostri demoni sconfiggeranno uno di quelli che girano intorno alla torre. Se non li avete potenziati vi consiglio di indebolirne uno voi per far poi finire il lavoro agli spiriti in modo tale da evitare troppi problemi. Per ottenere il talismano poi basta entrare e salire lungo la torre. Oh, e se ve lo state chiedendo, sì, esiste anche la variante per gli incantesimi fede, ma ottenerlo è sensibilmente più complicato dato che bisogna portare a termine una quest molto complicata di un NPC. Il talismano in questione comunque, che si chiama talismano in tela del gregge, si ottiene uccidendo questo NPC in un modo o nell'altro. Quindi se proprio lo volete, sapete dove cercarlo, tenete però presente che sempre questo NPC vi farà partire la quest di Millicent, quella di cui vi parlavo prima. Quindi magari fatelo quando l'avete già completata. Per trovarlo vi basterà recarvi a Celia in questa parte della mappa. L'ultimo talismano nella nostra lista invece è il frammento di Alexander, che si ottiene completando la quest del nostro amico Vaso, come sicuramente avrete già intuito dal suo nome. La sua questline non è difficile da seguire, ma contiene diversi spoiler, quindi vi indicherò soltanto dove trovarlo nella mappa per portarla a compimento. Prima di tutto lo troverete a Sepolcride, in questa zona, poi si trasferirà al tunnel di Gael. È da lì, che gli apriate la porta o meno, andrà al castello Manto Rosso. Assicuratevi di parlargli sia prima che dopo gli eventi che avranno luogo in questa zona e cercatelo bene sulla spiaggia perché io l'avevo inizialmente mancato. Dopo tutto questo lo troverete a Liurnia, poco prima della sala studio Cariana e poi ancora a Monte Gelmir, in un lago di lava dove c'è anche un drago di magma che dovrete sconfiggere. Infine lo troverete a Faramasula, dopo un ascensore chiuso con una chiave di pietra dove potrete ottenere il frammento in questione. Questo talismano comunque potenzia di parecchio le abilità delle armi e se ne state usando una particolarmente potente fidatevi che portarla ad un danno ancora più alto con questo oggetto potrebbe essere una buonissima idea. E questo era tutto per il video di oggi. Grazie per aver guardato e spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con questa selezione e se avete altri amuleti da suggerire che magari mi sono sfuggiti. Per il resto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!